Salve a tutti, gente, bentornati qui a una nuova puntata di Vampire The Masquerade Bloodlines. Dunque, dobbiamo risolvere una faida tra vampiri e dobbiamo andare all'Asylum. Però prima volevo dare al povero Mercurio metallo debole qualcosa, tipo gironzolare, tipo trovargli un po' di morfina o qualcosa, che cacchio ne so, qualcosa che lo faccia un po' stare meglio. Sì, carica, 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 su. Ok, vai. Ti muovi? Grazie. Dunque, devo trovare antiaddolorifici per Mercurio. Credo che l'unico posto dove posso trovarli sono la clinica. Proviamo ad andare a vedere un po' la clinica. Vai. Non atto a caricamento. Ah, maledizione. Al luogo dove mostri. Notte terribili, no. Forme nere che escono. Ok, perfetto. Hai della morfina? No, non hai della morfina. Hai delle pastiglie? Non hai delle pastiglie. Hai del cellophane? No, non hai del cellophane. Please wait your turn and you'll be seen. Ok, e se passo? Did you hear me? Take a seat. The doctor will get to you when he can. Ok. E se faccio così? No, meglio di non esagerare. Vabbè, proviamo a uscire allora. Va bene, d'accordo? Maledizione, che palle. Allora, decidiamo un po' come fare. Aio. Mio povero collo. Ci sarà un modo per poter arrivare lì? Da qualche parte. Oh, Asylum. Second, two, three. Asylum, eccolo lì. Bello. Banca del sangue? Sì, assolutamente banca del sangue, tanto sangue. Sangue? Banca del sangue, yeee! Tanto sangue, tanto. Adoro il sangue. Dammi un po' di sangue. E là? Mi dà un po' di sangue? Dammi un po' di You sangue. next up for the needle? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? Guardatelo con quel sorriso del cazzo. Non so di cosa tu stia parlando. Me ne stai offrendo? Right down to business. None of this pretend I don't drink blood shit. Very refreshing to find a decisive customer. I respect that. So, what'll it be? Quanto viene? If you have to ask. Fammi vedere quello che hai. Quanto? 94? Vabbè, uno potrei comprarmelo. Anche due, va, toh. Beh, non ho più soldi, perfetto, siamo a posto. Ok, andiamo a vedere un po'. Allora. Dunque. Di qui? Non saprei dove devo andare. Non fare avanti e indietro. Allora. Come lo apro? Quindi così, proviamo. Ok, ho capito. Va bene, facciamo così. Vai, apriti. Su, come on. Ti prego, apriti. Ho riuscito, sono fantastica. Dunque, devo trovare degli antidolorifici. Di lì? Forse di qui, forse. Proviamo da qua, prima di tutto. Oh, salve, tutto bene? C'è nessuno mi vede, dunque. Poverino. Oh. Oh,
Oddio, ma le dita mozzate? Sembra che ci abbia una testa di pomodoro. Ma le dita mozzate, mio Dio. Nutrila col tuo sangue. Posso fare un goal, vai. Vai, 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 vai. Vai, yeah. Come on. Ho un goal, sarai adesso, sei la mia schiava. Sembra che abbia messo, hai immerso la testa in qualcosa, non so, in un pomodoro da qualche parte, in una pomata. Stai meglio? You who are you? Oh, what did you do? What did you do to me? Oh, niente. Niente, ma devo andare adesso. Qui c'è qualcuno? Dottor Rasta! Ok. Dottor Rasta! Figata! Qui? Antidolorifici? No. Qui? Manco a pararlo. Qui? Neanche per sogno. Ho un computer, vediamo se c'è qualcosa che posso fare qui. Vai. 3 mail. E mai. Control C, vai. Hackeriamo. Vai. Ah, sono un hacker super. Un piccolo aiuto. E Danny, mi servirebbe un piccolo aiuto. Puoi andare nella stanza delle sostanze controllate a prendermi un po' di morfina? Sono un po' preoccupato. Occupato al momento. Ah, due. Yo, mamma. No, non è per uso personale, bastardone. Smile. Non pensavo che eri fuori. Forse ne puoi trovare un po' nell'ufficio di Marco. In ogni modo, tua madre indossa stivali da combattimento. Eh? Oh merda, brutta roba. Farò un modo di bussare prima di entrare. Non mi piacerebbe beccarlo nel bel mezzo di un'ispezione pelvica. Oddio. E in ogni modo, di' a tua madre di smettere di chiamarmi. Ispezione pelvica. Cos'è questa? Ispezione pelvica. Room 4. Forse quello? Flacone di pastiglie. È morfina? No, non è quella. Ehi. I. Flacone di... cos'è? Estrogeni. Non servono a niente gli estrogeni in questo momento. E a che mi servono poi gli estrogeni? Boh. Qua. Scassiniamo. Fallito, livello 4. Manco il dottor St. Martin. Direi che è qui che devo entrare, però è a livello 4. Io sono a livello, non mi ricordo più. C. Intrusione, livello 1. Fantastico, faccio cagare particolarmente. Devo trovare un altro modo, quindi. Tu mi potresti aprire il tuo ufficio, per piacere? Ok, dottor Rasta, io. Ok, quindi che debbo fa? Blood tank. Andiamo ancora per il sangue? Tu mi puoi dare una mano? Qui? Scassina! Rubiamo il sangue, vai! Sì, livello 9, domani riuscirò a scassinarla. Qui? Livello 3. Forse con furia del sangue posso farcela con questo? Sì, vai. Ce la posso fare forse? Riuscito, sì. Qui? Che c'è di bello? Niente, una poltrona, gente che se ne sbatte. Uno stetoscopio, datemi lo stetoscopio. Niente, zero. Di qui? Qui? È chiusa? Qui? È aperta? Ma non c'è una mazza. Freezer, ok, no, non mi interessa questo. Se solo sapessi dove poter trovare le chiavi. Nel freezer? No, non credo proprio. Queste porte così strambe. Ok, laundry. Che bello che è qui. Che è sta roba?
Curioso. Mordred? Qui? Qui? Computer? Mi dici come aprire quella porta? Cadavers. Control C, vai, hackeriamo. Nah, non mi interessano. Non voglio sapere come muore la gente. Tanto sono io che le uccido. Succhiandoli il sangue. Dove sono qua? Curioso, altra area. Aperto. Che figata. E qui cosa c'è? Cos'è questa? Chiave dell'ufficio di Malcolm. Oh, non ci posso credere, che culo. Via, 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 via. Fatemi aprire. E là? E là? Morfina? E vai, morfina! Va, spifferiamo? Ma sì, email. Control C, vai! Panacea, certo. Stasera? Malcolm, sei libero stasera? Pensavo che potresti passarla dalla mio passare dal mio appartamento. Quando stacchi, visiti ancora a casa? Vero, dottore? Ho bisogno che mi controlli una cosa. Page. 2. Te lo devo chiedere una seconda volta, non dobbiamo fare nulla se non vuoi. Devo però dirti che ho davvero bisogno di aiuto, siccome devo studiare per il test di anatomia. Puoi venire, Page. 3. Ci vedremo verso le 5. Sono davvero felice che tu abbia deciso di passare. E se vuoi che ti mostri quanto apprezzo tutto ciò, devi solo chiedere, Page. Ok, abbiamo capito che qui c'è sotto qualcosa. Malcolm, pensi di poter prendere un giorno di ferie la prossima settimana? Mia madre arriva in... ed è arrivato da Trina. Ha capito il dottorino? E chi sarà Malcolm? Sei tu Malcolm? Ma se stai davanti a lui... Sembra un ghoul con quegli occhi. Vabbè. Sei tu Malcolm? Tuo mondo ne sa della tua relazione? Ok, è lui Malcolm. Sì, sì, dottor Rasta, ti ho incastrato. Wait now. What do you want? 75. Fumata, sei completamente fuori. Deal. But I'm in the middle of something. I'll have to drop it off later. You'll never speak to me about that again. Certo. Mettili in una cassetta. E abbiamo guadagnato un po' di soldi. Che figata. Come ci godo. Bene, dunque, andiamo a portare le pastiglie al nostro amico lì, malato completamente. Allora, su, caricati, come on, avanti amico, lo so che ce la puoi fare, forza, su, dai, bravo. Eccoci qua, Mercurio, Mercurio, arriviamo, che spreco di sangue. Allora, un vampiro afflitto da pazzia e un feroce assassino che fa tutto per sopravvivere. Ma va? Ok. Mercurio, sei morto? E appare sempre così. Ti ho portato un po' di morfina, tieniti. Vabbè, 2, ci vediamo. Bene, ora direi che è il caso di... Oh, qui è stato un po' di umanità. Che bella roba. Ora è il caso di andare all'Isilum, assolutamente. Anche perché potrebbe essere pericoloso. Voglio andare avanti. Allora, l'Isilum era dietro il bar. Cioè dietro all'hotel, all'ospedale. Quindi verso l'ospedale. Langa sempre un po' per quando piove. Però vabbè, per il resto. E da dove entro? Da qui? No, decisamente no.
Forse da qua? Sì, qua. Asylum. Bene. Dunque andiamo. Chi è che parla? Vabbè, pazienza, chi se ne frega. Entriamo all'Asylum. Vediamo com'è questo Asylum. Sì, ma carica, amico, carica. Mio Dio, come lagga all'inizio. Ok, va un po' meglio. Non laggare. Ok. Oh! Another scrumptious young plaything straight out of life and into my club. You smell new, little girl, like fabric softener do on freshly mowed astroturf. Oh, I'm not frightening you, am I, duckling? Cos'è un astroturf? Astroturf. Vabbè. Comunque, ciao. Tu devi essere o Teresa o Jeanette. Oh, bella musica. Chi sei? Chi sei? I'm the finger down your spine when all the lights are out. And the name on all the men's room walls. And I pout, the whole world tries to make me smile. And everyone always wants to know who is that girl. Io non entro nei bagno di. Io non entro nel bagno dei uomini. Ho problemi non ho, di un certo tipo. No, nel senso. Che razza di battuta che ho fatto, vabbè. Comunque non posso sapere il tuo nome se non vado nei gabinetti degli uomini. Hai un nome? È una cosa che possa farmi ricordare chi sei? Due. I am Jeanette. And this bit of chaos crammed in a certifiable giggle is my club. I just love to give you funny feelings all night, sweetheart, but I really must trouble with some business. We'll reunite Sweden soon, I promise. Ok. Ah. Adios. Vabbè, alla prossima. Come sta andando a sbattere contro gli altri? Che bel posto. Bello, ma dov'è la band? No, seriamente. Yeah, party, 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 party. Party, 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 party. Wow, guardate come balla, che figata. Che figata. Va bene, basta, se no non finisco più, scusatemi. Quindi inseguiamo Jeanette, no? Come faccio? Barista? Sono astemia, non bevo alcol. Sto cercando Therese, dove posso trovarla? 3. Cazzi miei, ho bisogno. Niente di cui ti riguardi. E non mi sta aspettando, ma le piacerà quello che ho da dirle. D'accordo. Ci vediamo. L'ascensore. Andiamo. Vai, apriti. No, sul 2. Ah, sta andando? Ok, perfetto. L'ho fatto andare al primo colpo, meno male. Thank you.
interessante. Sì, lo so già. Oh, guarda. Mi vedo? Non mi vedo. Non mi vedo, non mi vedo, non mi vedo, non mi vedo. E sono un vampiro, non posso vedermi, ovviamente. Ok. Posso entrare? Tutto bene? Ah, Eli, devi essere Teresa, te. Please, come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is esagerata, mamma mia. Non è che è così fuori. C'è gente molto messa peggio. Quindi immagino tu sia Teresa, vero? Uno. Therese Borman, yes. I'm the proprietor of this club and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Ho bisogno che tu chiuda la faida con Bertrand Tong. Tong's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Sì, va bene. Ok, come vuoi. Non mi interessano le tue fobie, digli solo che va tutto bene. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tong have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. So contento, che cosa devo fare? Beh, punti esperienza, vai, sono contento, cosa devo fare? Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits, and bring it back. D'accordo, lo farò, se mi prometti di chiudere la faida. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Come vuoi. Affari, si dice così quando un cane ti porta il bastoncino che gli hai lanciato? Before I forget, take this. The only way to reach the Ocean House this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Ok. Ok, va bene, ciao. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Bene, saluti. Bel posto. Oh! Quella deve essere Jeanette, ci scommetto. E lei? È strana. Qui c'è un po' più di sangue. Strano. Dio mio, fa paura quell'uomo. No, meglio non farlo mentre c'è lì. Jeanette? Tutto bene? No, ok, niente da fare. Vabbè. Ciao. Direi che... Vai. La finiamo qui. Ci rivediamo nella prossima parte, gente, in cui andremo a combattere gli spettri. Yao! Wii, party.